Procediamo all'appello, grazie. Fantino. Belisario. Caccamo. Carlone. Carus. Cerquoni. Eccomi. Ciancio. Presente. Tofano. Presente. Coia. Presente. Giuliano. Presente. Gugliotta. Laddaga. Presente. Lancia. Presente. Lanotte. Presente. Lelli. Presente. Lenci. Presente. Lozzi. Presente. Matronola. Presente. Poli. Stelitano, Tredicine, Tutino, Villa, Vitrotti. Allora, se lo vedo molto è assente la Presidente Fantino, vivo quasi. Allora, 22 consiglieri presenti, assente la Presidente Fantino e altri due consiglieri, quindi il numero legale c'è per aprire la seduta. Grazie. Allora, nomino quale scrutatori della seduta i consiglieri Carrus, Lancia, Coia. I suddetti consiglieri sono pregati di non allontanarsi se non previa comunicazione al tavolo della Presidenza. Grazie. Allora, è stata presentata da alcuni consiglieri una mozione articolo 58 riguardante diciamo, l'acqua pubblica, le fontane diciamo, che erogano acqua pubblica diciamo, lungo i marciapiedi, lungo le strade. Credo che sia un tema sicuramente utile e interessante, ma non la ritengo urgente come articolo 58, quindi va in discussione al prossimo Consiglio. Grazie. Allora, primo punto all'ordine del giorno, mozione sicurezza sociale e ordine pubblico. Prego la consigliera Lozzi di presentare questa mozione. Ripeto, questa è la mozione che è stata presentata al precedente Consiglio, poi ritirata per portarla al primo Consiglio utile. Grazie. Allora, come continuiamo a ripetere oramai, penso, da mesi, il problema della sicurezza sociale in questo municipio è sempre più forte. Ci sono interi quartieri, soprattutto nelle zone extra-gra, dove la criminalità la sta facendo da padrona. Continuano praticamente i furti nelle abitazioni, ci sono azioni violente anche in strada, c'è di tutto, i cittadini si sentono abbandonati dalle istituzioni. Stanno chiedendo il nostro aiuto da mesi e il rischio è che decidano di farsi giustizia da soli. Questo perché nessuna istituzione, né noi a livello municipale, né tantomeno comunale, né a nessun altro livello, sono state mai intraprese delle azioni per poter fronteggiare i problemi evidenti di criminalità che aumentano sul territorio. Per questo noi abbiamo anche votato l'istituzione della Commissione per avere un luogo istituzionale dove poter trattare questo argomento. Però credo che sia arrivato il momento di dare una dimostrazione forte ai cittadini, di dimostrare che almeno noi che li rappresentiamo sul territorio ascoltiamo le loro richieste d'aiuto. Con questa mozione si chiede fondamentalmente al Sindaco di Roma di intensificare, di porre maggiore attenzione sul problema della sicurezza all'interno del territorio di Roma Capitale. Lui ha dei poteri che noi a livello municipale logicamente non abbiamo e quindi si chiedono alcune azioni, almeno nel breve termine. Si chiede di potenziare un servizio di pattugliamento della Polizia Locale e maggiore presenza dei vigili per lo svolgimento di servizi di prevenzione nelle materie di propria competenza. Si chiede anche l'installazione di sistemi di videosorveglianza utilizzando dei fondi regionali a disposizione tramite partecipazione al bando che possano coadiuvare le forze dell'ordine nello svolgimento del loro lavoro,
la realizzazione degli impianti di illuminazione pubblica nelle zone che ancora ne sono sprovviste, perché interi quartieri al buio sono sicuramente più soggetti ad azioni di criminalità, soprattutto nelle ore notturne. E soprattutto si chiede una cosa molto importante, un tavolo di confronto tra vari livelli istituzionali, tra il comune, la prefettura, la questura, gli organi statali che hanno competenza in questa materia, perché purtroppo, come sappiamo, le forze dell'ordine hanno scarsità di personale, di mezzi e logicamente un progetto integrato che permetta a loro di aiutarsi vicendevolmente sicuramente potrebbe avere degli effetti migliori. Questo non significa che noi dobbiamo creare uno stato di polizia all'interno della città, ma dobbiamo garantire comunque sicurezza ai cittadini, dobbiamo dimostrare che lo Stato e le istituzioni ci sono. È importante combattere il degrado che c'è in tanti di questi quartieri, perché il degrado è la prima fonte, è il primo luogo dove poi si vanno a sviluppare queste situazioni di disagio sociale e conseguentemente di criminalità. Io spero e mi auguro che i consiglieri di questo municipio diano forza a questa mozione, semplicemente per dimostrare che almeno noi che stiamo sul territorio capiamo le richieste di questi cittadini, in modo da poter sollecitare il sindaco ad occuparsi non solo della pedonalizzazione dei fori imperiali, ma dei problemi reali di questa città. Grazie. Grazie a lei, consigliere Rossi. Allora, apriamo la discussione. Prima di dare la parola voglio ricordare ai capigruppo che ci sono alcuni gruppi politici che non hanno ancora indicato i propri componenti per la commissione legalità e sicurezza, e diciamo io ho dato 10 giorni di tempo. Credo che alcuni gruppi politici, mi riferisco Fratelli d'Italia e SEL, se insomma l'invito a comunicarci il consigliere che deve far parte della commissione. Grazie. Allora, apriamo la discussione, c'era il consigliere Coglia, prego. No? Allora, apriamo la discussione, chi vuole intervenire? Non ci sono interventi. Consigliere Giuliano, prego. Grazie Presidente. Allora, mozione sulla sicurezza. È evidente che questo argomento, questo problema che ha all'interno diverse sfaccettature ovviamente che portano sul nostro territorio dei problemi pesanti di convivenza giornaliera con quello che è diciamo l'andamento purtroppo dei fatti che accadono e quindi delle problematiche che si innescano con il problema della sicurezza. Quindi c'è un malumore diffuso e questo è un argomento, è un tema che anche da inizio consigliatura abbiamo cercato di mettere in evidenza, anche durante la fase programmatica di questa giunta della Presidente Fantino. Abbiamo cercato di mettere l'attenzione su certi problemi come l'occupazione, come il problema dell'emergenza abitativa, come il problema ovviamente dell'immigrazione, come il problema dei campi rom, come il problema di una delinquenza che sta maggiormente diffondendosi sulla città di Roma e noi non ne siamo da meno ovviamente, quindi tutte cose che poi collegate dovrebbero essere trattate singolarmente per poter comunque avere un'azione più puntuale, ma che sommate lasciano quell'alone che tutti quanti i cittadini di questo municipio in particolare ne sentono l'effetto. Ora, finalmente questo Consiglio si è deciso nel votare la Costituzione di Commissione Speciale, quindi dedicata alla sicurezza, perché non c'era neanche una competenza nelle commissioni permanenti, non c'era una delega oppure quindi un riferimento con cui porre tale questioni, e quindi ovviamente noi come Fratelli d'Italia siamo molto favorevoli
al fine di arrivare a poter dare il nostro contributo come municipio, anche perché ovviamente anticipo che qualcuno, diciamo, dei miei colleghi vorrà dire, o della giunta vorrà dire, che non è una competenza totale o anche parziale del municipio, quindi è a carattere romano e cittadino, quindi di Roma Capitale, ma è vero pure che comunque diciamo, l'istituzione di prossimità non può esimersi dal fatto di dover comunque appoggiare, sostenere qualunque tipo di problema che porta a questa emergenza, perché comunque l'istituzione di prossimità, io l'ho detto in altri interventi, in altri consigli, chi diciamo governa un municipio, anche se non ha dirette responsabilità, ma deve fare in modo di poter comunque amplificare il problema e porlo all'istituzione superiore, in questo caso Roma, se riesce ad avere le sue competenze, ma se serve quindi un tavolo completo fra anche regione, anche a livello nazionale, con le forze dell'ordine, con i vigili, con la polizia locale, municipale, per poter comunque far quadrato. Quindi evitare di dire ma non è proprio di nostra competenza e quindi rimanere fermi mi sembra una stupidaggine. Però quello che manca all'opinione pubblica è quello di vedere un municipio che si affianca, va bene? Si affianca a tutte quelle richieste di intervento politico territoriale verso chi ne ha più, chi ha più competenza in tal senso. Quindi spero che da questa mozione, spero che dalla costituzione della commissione si possa dare un contributo, si possa essere tutti quanti ovviamente partecipi e cercare quindi di fare un ragionamento complessivo, perché da soli, se noi investiamo qui la polizia municipale per fare alcuni interventi, diventano spot e non riescono neanche loro, con le difficoltà che hanno, a dare il proprio contributo. Mentre se diciamo, siccome la cosa è generalmente più vasta, è normale che ha bisogno di chiamare la prefettura, di chiamare appunto gli organi competenti e insieme poter dare, no, per ogni sua parte, per ogni sua competenza, dare il proprio contributo, il proprio intervento, quindi dare il proprio aiuto. Noi dobbiamo fare la parte di quelli che ci siamo, perché la gente da noi si aspetta la partecipazione istituzionale e quindi del Presidente, della Giunta, del Consiglio, che si affianca, okay, e dà questa amplificazione, cerca di dare il proprio contributo perché conosce il territorio, questa è la cosa fondamentale, conosce il territorio, forse chi sta più in alto non ne sa, ok, ne sente, diciamo, parlare così in modo generale, o non si rende conto della pericolosità a cui stiamo andando incontro, ma dei fatti che leggiamo tutti i giorni non possiamo non essere al corrente che la situazione sta prendendo una strada pericolosa, per poi evitare che qualcuno si possa fare, tra virgolette, giustizia da solo, perché poi quando si arriva all'esasperazione questo può essere il pericolo. Quindi Fratelli d'Italia è talmente favorevole, quindi con questo ho fatto anche la dichiarazione finale, quindi non mi servirà fare successivamente un intervento, e spero che tutto il Consiglio possa andare nella stessa direzione. Grazie consigliere Giuliano, ci sono altri interventi? Consigliera Carus, prego. Presidente, colleghi consiglieri, in merito alla mozione di oggi io penso che il tema che è ribattuto ormai da tanto tempo in quest'Aula e anche nelle commissioni, perché anche il lavoro che si sta svolgendo, che si svolge dall'inizio dell'anno nella commissione sesta, in cui si cerca anche di porre alla luce, nel contatto con i comitati di quartiere, quelle che sono le problematiche sulla sicurezza dei diversi territori, ponga un tema fondamentale che forse precedentemente è stato trascurato, quindi è importante e secondo me è,
è anche un atto molto positivo il fatto che si discuta di quelle che sono le problematiche di quartieri che sicuramente hanno già dei deficit per altre motivazioni, ma che sicuramente vedono nel problema della sicurezza e soprattutto dei fatti che capitano quotidianamente una situazione che sta sicuramente portando ai limiti. Io condivido quando si dice che si rischiano anche di portare all'esasperazione delle diversità, delle fratture che possano poi portare rabbia all'interno di questi quartieri e come spesso si vede in diversi all'ordine del giorno diciamo di quasi tutti i telegiornali di cui abbiamo notizia quotidianamente, anche a farsi giustizia da sole o addirittura a instaurare quelle che sono ronde o altri tipi di manifestazioni che sicuramente non puntano l'attenzione su un elemento pacifico, ma bensì aumentano quelli che sono gli elementi di violenza. È vero che il problema della sicurezza, così come quello della legalità, non sono di competenza municipale, concordo e credo che la mozione sia anche rafforzativa rispetto alla richiesta di un sistema integrato, per cui sono previsti anche fondi regionali. Questo Consiglio ha anche votato una mozione nel 18 settembre in cui si richiede con forza che il Municipio si occupi e si preoccupi di aumentare la videosorveglianza soprattutto nei quartieri che rappresentano, non a nostro avviso, ma anche dalle discussioni che sono scaturite, penso anche in uno dei sopralluoghi che è stato fatto a Morena con gli stessi rappresentanti del comune e delle forze di polizia, in cui si è appunto parlato anche del rafforzamento del pattugliamento, in cui si è parlato anche di una maggiore attenzione rispetto a quelle che sono le problematiche di sicurezza. Credo pertanto che nonostante non sia di nostra competenza, questo è ovvio, parlare e porre l'attenzione e mettere in luce questi problemi e richiedere quanto prima anche un confronto con le diverse forze che ovviamente non dipendono dal municipio ma che possono in qualche modo rafforzare in questo consiglio che ben rappresenta anche quei territori una risoluzione quanto prima rispetto alle tematiche della sicurezza. Grazie. Grazie consigliera Carus. Altri interventi? Consigliere Stellitano, prego. Sì, brevemente Presidente, mi giunge l'obbligo di ringraziare la consigliera Lozzi che io l'ho vista anche all'Opera a Morena mentre raccoglieva le firme insieme alla consigliera Lancia, perciò lì in quel territorio il problema è che nella scorsa consigliatura confondevo Antipasqua con la Santi. Il problema è mio. Devo farmi vedere da uno bravo. E perciò io ho visti all'Opera i consiglieri del territorio che c'è l'esigenza, hanno raccolto le firme, c'è stato un lavoro notevole. Io la cosa che vorrei, tra l'altro la consigliera Lozzi parlava di illuminazione, consigliera Lozzi, qui davanti la sera se lei esce verso le 8, le 9 è buio, davanti al nostro municipio che i lampioni sono spenti e c'è, per fortuna che sono i vigili urbani, ma ci sono talmente tanti vigili urbani che qualche mese fa c'è stata un'intrusione negli uffici. Questo municipio è un colabrodo, Presidente, che ha capito? È un colabrodo. E perciò la sicurezza ha vari aspetti. Va fatto un lavoro anche nelle scuole, vanno esaminati tanti aspetti del problema sicurezza che parte da quando c'è stato il problema alla stazione di quella signora violentata, perciò Alemanno vinse le elezioni sulla sicurezza, poi non ha fatto niente, qualcuno parlava di ronde, questo da evitare a tutti i costi. Io penso che un municipio, e perciò la ringrazio consigliera che ha presentato questa mozione, però io la pregherei consigliera di voler riflettere un attimino e fare un lavoro un po' più approfondito, trovando tutti gli aspetti, visto che considerato che il Presidente ci comunicava all'inizio del Consiglio che serve per iniziare la Commissione Sicurezza, magari questo bellissimo documento
poi il Consiglio è sovrano, deciderà come votarlo. Io non sono d'accordo, non sono contrario di accendere un grosso riflettore sul problema della sicurezza. Direi di, se possiamo, aspettare qualche settimana che inizino i lavori della Commissione Sicurezza e poi in quella Commissione avremo il tempo, se arriveremo alla fine, all'inizio di iniziare questa Commissione, avremo la possibilità di approfondire con termini, con temi, con magari avvalendoci anche della presenza dei vigili urbani, della presenza dei direttori scolastici, di tanti aspetti che potrebbero essere utili, perché noi possiamo fare un documento serio a partire dal governo finendo all'ultimo governo di prossimità. Grazie Presidente. Grazie a lei, consigliere Stelitano. Non ci sono ultimi interventi. Allora, consigliera Lozzi, prego, l'ultimo. Avevo solo presentato, quindi l'intervento di... lo posso fare. Allora, intanto vorrei far presente che in quel documento non si tratta di impegnare la Presidente del Municipio a fare determinate azioni, ma il Sindaco, che ha il potere di agire in termini di sicurezza, ha il potere di chiamare tavoli interforze per capire la situazione, e si chiedono degli interventi sull'immediato, che potrebbero essere una maggiore razionalizzazione nell'utilizzo delle forze della Polizia Locale, mantenere l'illuminazione in tutti i quartieri. Là non si parla di extragrassi, si parla di Roma e in particolar modo di Settimo Municipio. Nel deliberato è questo che si dice. Dopodiché si chiede di poter partecipare al bando, di poter cominciare a fare dei progetti per la videosorveglianza, visto che il centro di Roma ne ha già fornito. Forse alcune periferie sarebbe utile che avessero questo servizio, perché aiuta in maniera efficace le forze dell'ordine. Con la commissione noi avremo 2 anni e passa per poter lavorare, analizzare qualsiasi caso specifico del municipio. Attualmente nelle zone extragra ci sono dei cittadini che stanno organizzando manifestazioni contro particolari etnie, proprio perché non si sentono tutelati dalle istituzioni. Non abbiamo più settimane, visto che sono anni, un anno e qualche mese, che avremmo dovuto dare delle risposte. Questo è solo un primo passo. Non serve riunirsi in commissione per decidere se siamo d'accordo a sollevare questo problema di fronte al nostro sindaco. Nella nostra commissione potremo affrontare i problemi singoli, dei singoli quartieri, valutarli insieme alla polizia locale, valutarli con le scuole, potremo fare tutto. Questa è un'indicazione di massima che pone l'attenzione al Comune di Roma su dei problemi che loro non stanno affrontando, che stanno ignorando e stanno creando sicuramente problemi di sicurezza sociale. Noi non possiamo aspettare che scoppi la bomba, noi non possiamo aspettare che i cittadini esasperati facciano degli atti estremi e allora interveniamo. Noi con questa mozione stiamo dicendo: il problema c'è, sindaco comincia a intervenire su determinate cose, poi nella nostra commissione a livello municipale cominceremo ad affrontare dal centro alla periferia ogni singolo problema di sicurezza e legalità legato al degrado, legato alle scuole, legato a tutto ciò che volete. Ma in questo momento serve dare un segnale forte per dire: sindaco, noi ce ne occuperemo da un punto di vista municipale per ciò che attiene alle nostre competenze, tu comincia ad occupartene da un punto di vista comunale, da un punto di vista di Roma, perché i cittadini hanno bisogno di sentire la presenza delle istituzioni. Consigliere Matrona. Prendendo il posto del Presidente. Oh, vale. Prego. Buongiorno. È acceso? È acceso. Okay. Allora, buongiorno a tutti. Allora, ho sentito i vari interventi, credo che nessuno si oppone a questa mozione. Ovvero tutti quanti vogliono la sicurezza del nostro quartiere. La cosa che mi meraviglia è che magari dietro questa mozione sarebbe stato giusto che ci fosse almeno il nostro Presidente, siccome noi diamo mandato a lui di interfacciarsi con il Sindaco, automaticamente doveva essere qui presente. Però giustamente questo dimostra l'ennesimo fallimento, perché non riusciamo a parlare con il nostro Presidente. Tranquillamente noi continuiamo a fare mozioni, risoluzioni, atti o quello che sia, ma lei rimane, come dico sempre, arroccata
sulla sua torre d'avorio, manda qua il suo scudiero, scusi, senza offesa, il vicepresidente. No, vabbè, scudiero mica offensivo, uno che ci porta lo scudo per difendersi mica scudiero. No, vabbè, lo scudiere, un cavaliere, c'ha lo scudo, c'ha tu, cavaliere di gran croce. Va bene, cavaliere? Vicepresidente, bravo, signor vicepresidente, allora mi rivolgo a lei in primis. Rispetto tutti io. Io rispetto tutte le istituzioni. Scusate, per favore. Signor Presidente, per favore, consigliere Pasolla, faccia il suo intervento, grazie. Un consigliere, in adempimento delle proprie funzioni, sta parlando, un consigliere eletto, non nominato, Presidente, quindi ridimensioniamoci. Presidente, però chiederei veramente rispetto, ecco, per tutti. Consigliere, faccia il suo intervento. È arrivato il secondo scudiero, vede, Presidente. Consigliere Matronda, ne manca molle, per favore, faccia il suo intervento. Ma io sono stato quattro scudieri a difesa, poi abbiamo chiuso il conto. Va bene, comunque ha detto il consigliere Steritano, giustamente, dice perché tra un po' si farà la commissione sicurezza e legalità, dice perché non portarla là. No. Per me sarebbe giusto votare questa potrebbe essere un punto di partenza per la commissione sicurezza, sarà una cosa che porterà avanti determinati discorsi, come non so che fine abbia fatto la mozione che riguardava la sicurezza di Morena, se è rimasta dentro al cassetto non lo so, perché noi purtroppo, signor Presidente, Vicepresidente o chi per voi, io mi rivolgo a voi per sapere, noi facciamo le mozioni ma poi l'iter, quello che succede dietro non sappiamo. Ho detto che il terzo scudiero sta parlando, Poi ce ne manca un altro, poi abbiamo chiuso tutta quanta la bala scuola. Favore. Capito, Presidente. Per favore. Prego, parla Tutino che sta con voi. Consigliere Matronda, per favore. Difende la casa. Per favore. Consigliere, faccia il suo intervento. Per favore. Io faccio l'intervento. Per favore. Non voglio essere disturbato. Poi. Questo vale per tutti. Prego, consigliere Matronda. Quindi adesso ho perso il filo, vedi, giustamente questa è una tecnica che usavo io. E adesso giustamente, vedi, l'allievo che ha superato il maestro, può succedere, per carità. Stavo dicendo, quindi questa mozione spero che non faccia la fine dell'altra mozione, la mozione che riguardava l'installazione delle camere su Morena, che qualcuno diceva che non era Morena, poi era Morena proprio chiara. Vigilanza e sicurezza. Erano le telecamere di Morena e le 5.000 firme sono state raccolte a Morena. Scusate, per favore, non è possibile, per favore, va bene? Appunto, gli abitanti di Morena raccogliere 5.000 firme. Scusate, è del quadraro di Morena è per favore, consigliere Matronda, per favore, gli altri consiglieri sono pregati, non interrompo, per favore, consigliere Matronda, faccia il suo intervento. Sto dando fastidio, signor Presidente? No, perché c'ho l'eco. E lei faccia il suo, richiami i consiglieri per cortesia, ecco, ha un comportamento consono per il ruolo che rivestono. Allora sto dicendo, mi auguro che questa mozione, che io voterò favorevolmente, come ha detto il consigliere di Fratelli d'Italia, che è molto attento, specialmente nei comunicati, voteremo a favore, io quando sparo, non è che mi metto paura, voteremo a favore di questa mozione, però io inviterò le commissioni, credo la commissione trasparenza e garanzia, che è quella più preposta al controllo, per chiederle, cara Presidente Cerconi, fino adesso che percorso hanno fatto tutte le nostre mozioni, le nostre risoluzioni, le nostre delibere? Lei è in grado di richiedere questi documenti? Questa è una richiesta ufficiale che faccio davanti a tutto il Consiglio. Perché vedete, nel 2013 c'è stata una riunione qui all'INPS con le forze di polizia, tutte meno che due, quelle importanti, Tuscolano e il prefetto, per le occupazioni. Dopo luglio del 2013 non abbiamo saputo più nulla. Il nostro Presidente è venuto qua, è sceso, ha parlato, ha detto ma io non sono titolata, non voglio fare, pertanto, e noi non abbiamo saputo più nulla, le occupazioni sono continuate, e gli scippi dentro gli appartamenti, le rapine dentro gli appartamenti sono continuati, gli scavalchi nei giardini sono continuati, è scontinuato di tutto, però noi non abbiamo saputo più nulla.
apposta avrei gradito qui come consigliere, almeno per rispetto che il ruolo che rivestiamo, che il nostro presidente, che sono ben tre volte che non viene in consiglio, tre volte sono tante, non si può venire in consiglio soltanto per nominare la sala all'End. Ci sono problemi che riguardano il municipio, problemi seri, dove magari lei qui avrebbe trovato un momento di confronto, di solidarietà, qualsiasi cosa. Però non presentarsi in consiglio, mandare sempre il vicepresidente, significa che non è in grado di rispondere alle nostre domande. Sì, risponderà alle interrogazioni, ce ne stanno tante pronte. Qualcuno riguarderà il vicepresidente sicuramente, ma qualcuna è rivolta al presidente in persona. Quindi, ripeto, noi siamo favorevoli a questa mozione, a condizione che non rimanga chiusa per l'ennesima volta, come tutte le altre, nel cassetto. Grazie. Grazie a lei. Allora, consigliere Lenci, prego. Grazie Presidente. Buonasera a tutti. Logicamente come gruppo misto non posso che essere favorevole. Sicuramente ci sarà poi la possibilità di vedere tutte le problematiche per quanto riguarda la sicurezza nella commissione, perché poi il territorio è molto vasto e quindi le problematiche sono molto diverse, sì, dalla periferia che può avere alcuni tipi di problemi ad altri. Spero che anch'io che quest'atto vada a buon fine, nel senso che cominciamo veramente a fare qualcosa per il nostro territorio in maniera diciamo molto presente, perché la criminalità, cioè, si sta creando veramente dei problemi seri se non vengono affrontati immediatamente. Questo percorso è partito molto tempo fa, forse avremmo dovuto fare già molto di più per il nostro territorio, per la nostra sicurezza. Quindi io mi auguro che presto avvenga il lavoro della commissione, che sarà importante, ma quest'atto è giusto che vada avanti oggi. Grazie. Consigliere Cerconti, prego. Per fatto personale, per essere stata chiamata in causa dal consigliere Matrono. Personale interviene quando lo dico io, alla fine del, lo dico io, vabbè. Alla fine della rispetto. No, consigliere Cerconti, per favore, se vuole fare l'intervento sul merito lo fa. Per fatto personale, no. No, per fatto. No. Per favore. Allora. Quindi ho sbagliato che cosa? Non ho capito, perché nella... il fatto personale non è, per essere chiamata... Però io non credo, che non mi sembra che il consigliere Matrono abbia nominato consigliere. Comunque, per fatto personale, adesso no. No, perché mi ha chiamato in causa neanche. Allora, consigliere Cercone, se vuole intervenire sul merito, interviene, altrimenti le tolgo la parola. Intervengo con molta calma, non si alza. Non mi sto agitando. Cerco di far rispettare il regolamento, bene, cerco. Allora, prego. Ora faccio un intervento. Ovviamente Fratelli d'Italia è favorevole alla mozione. Volevo semplicemente specificare che ovviamente nella Commissione Controllo e Garanzia sono state prese in considerazione le mozioni e tutti gli atti conseguenziali. A questo proposito è vero, e l'ho fatto presente più volte, che non abbiamo avuto nessun riscontro riguardo a tutto ciò che doveva essere fatto sia dal Presidente sia dagli assessori. Parlo in particolare per le mozioni riguardo metropolitana, riguardo... Sì, non ho capito cosa c'entra questo col merito di cui stiamo parlando. Non interrompa, il Presidente sono io. Ma allora, consigliere Cerconi, per l'ultima volta, se interviene sul merito, ovviamente le tolgo la parola. Non è possibile, per favore. Va bene, Presidente. Allora. Lo vorrà lei, allora, visto che sono stata chiamata in causa in qualità di Presidente della Commissione Controllo e Garanzia, mi è stato chiesto qualcosa sul mio operato, quando lei desidera e quando vuole lei... No, quando lo dice il regolamento, la parola. Questo, grazie. Ci sono altri interventi? Consigliere Ritratti, prego. Sì, grazie Presidente, assessori, colleghi consiglieri. Devo dire che sono stata stimolata un po' dal dibattito che si è aperto sulla mozione presentata, perché in realtà, diciamo, quando si parla di sicurezza sociale e ordine pubblico io sono sempre un po' preoccupata, diciamo. Ricordo molto bene una delle
più sentite campagne elettorali, quando abbiamo avuto appunto una forte pressione sul tema della sicurezza, e poi ci siamo trovati in una situazione in cui di sicurezza in realtà nei singoli municipi, ma nella città di Roma complessivamente, diciamo, se ne è parlato molto poco, si è fatto molto poco, e il risultato in tutti gli angoli più lontani, ma anche quelli più centrali di questa città, furono lasciati allo sbando con una situazione abbastanza pericolosa dal punto di vista dell'allarme sociale, della sicurezza sociale e dell'ordine pubblico. Però, per tornare alla mozione che ci viene presentata, che dire, fa una fotografia abbastanza precisa della situazione attuale, cioè un municipio che è in forte difficoltà dal punto di vista del controllo di tanti episodi di violenza e criminalità che continuamente purtroppo si verificano sul nostro territorio, e non solo nella, lo specifica appunto, non solo nella zona extragra, ma si arriva, diciamo, a dei casi di criminalità molto preoccupanti anche nelle zone vicine al limite fra San Giovanni, e quindi si parla di Via Sannio, si parla Morena, ma Tor Vergata, diciamo, sono una situazione molto analoga, si parla di zone in cui costantemente si susseguono furti, si parla anche di una mancanza di illuminazione pubblica. Realmente non si deve andare tanto lontano, si deve stare qui verso le 8 di sera, non fuori il municipio, dentro il municipio, lasciato allo sbando probabilmente, chissà per quale motivo, ma diciamo, il gravissimo fatto e l'incursione all'interno del nostro municipio, che hanno portato danni non poco ingenti all'interno di un ufficio, sono un segno preoccupante di come la situazione probabilmente sia stata presa un po' sotto gamba e forse poco analizzata e messa a fuoco. Quindi dico, io anche sono molto preoccupata, l'avevo anche diciamo detto in un consiglio quando si presentò una mozione su via Flavio Stilicone, proprio perché pensavo che una mozione non avesse risolto un problema così grande come quello della sicurezza e dell'ordine pubblico. Ma sono seriamente preoccupata, perché quando poi sento le parole farsi giustizia da soli, e quando mi pervengono alcuni reclami dove si chiede addirittura a gran voce di manifestare contro alcune etnie che prima, io chiedo, ma i consiglieri dove stanno? Io chiedo, ma la responsabilità di ognuno di noi, nel momento in cui si percepisce una situazione di disagio sociale, non si deve solo intervenire dentro un'aula, si deve intervenire nei territori che dobbiamo costantemente monitorare. E infatti oggi siamo qui perché siamo arrivati all'esasperazione. E mi fa specie, e sono anche contenta, ve la dico tutta, che forse anche qualcuno ha già detto, questa mozione è seriamente importante, probabilmente perché ci si è resi conto che la situazione dentro questo municipio è seriamente importante. Quindi ben venga, la bomba è già scoppiata, dobbiamo metterci le toppe purtroppo. Grazie. Allora, non ci sono altri interventi, allora consigliere Cercone, per fatto personale, adesso può intervenire. Per favore. Allora. No, vado io. Scusi un attimo. Però scusate, quanto volete interferire? Fanno una non è possibile. Consigliere Ciancio, prego. Grazie Presidente, solo. Grazie. Non è come l'ex nono che c'era. No, era. Tornateci all'ex nono. Per dire che speriamo. Si percepisce nel territorio, quindi è una fotografia del municipio, non è una fotografia di Roma, quindi leverei forse la parola a Roma per mettere a evidenziare il nostro territorio, il nostro municipio che dilaga un po' in questa situazione di disordine. Sotto ogni aspetto. Quindi noi riteniamo che abbiamo votato una commissione sulla sicurezza, ma anticipiamo con questa mozione un lavoro che deve essere fatto, quindi un'emergenza. E per questo mi trovo d'accordo su questa richiesta. Volendo però dire questo, che è assurdo che si discuta di altre cose in questo municipio quando poi
i problemi ci stanno e il partito di maggioranza relativa viene additato come partito che non è responsabile o non capisce o non vuole capire dove stiamo andando. La verità è sotto gli occhi di tutti, se tutti diventano medici, avvocati, architetti, ingegneri e si assumono responsabilità su tutto, bisogna decentrare. Quando parliamo di decentramento, poi la cosa più importante è lavorare insieme, ma questo non si è visto, perché avremmo potuto dare una mano su tutto e invece ci ritroviamo sull'ennesima mozione ex articolo 58. Io dico, se ci saranno gli elementi per andare avanti, io ritengo che questo sia un punto di partenza per la commissione che abbiamo istituito, però intanto votiamola e quindi sono favorevole a questa mozione. Grazie. Consigliere Lancia, prego. Io volevo dire che sarebbe bene, oltre alla mozione, dare attuazione alla delibera sulla trasparenza, fare una verifica su tutte le licenze commerciali, fare una verifica sui lavori, fare una verifica sulle occupazioni, perché non è solo un problema di sicurezza spicciola. Noi abbiamo in questo territorio una penetrazione del denaro sporco, penetrazione di criminalità organizzata, tanti sequestri anche sono stati fatti. Ed è il municipio con uno dei più alti tassi di presenza di case da gioco, di macchinette e di gioco d'azzardo. Quindi da una parte sì alla mozione, ma dall'altra bisogna cominciare a fare un po' di semplificazione e di trasparenza per permettere anche agli organi di controllo di muoversi più agevolmente, di combattere anche l'abusivismo, perché è una forma anche quella di illegalità, e dare attuazione agli atti che abbiamo fatto in questo senso. Grazie. Allora, non ci sono altri interventi, chiusa la discussione. Consigliera Cercuoli, per fatto personale, vuole ancora intervenire? Prego. No, io volevo semplicemente rispondere al consigliere Matronola che... Scusate. Che ciò che è stato fatto in controllo e garanzia è chiaro e l'hanno visto tutti i consiglieri che sono stati presenti. È vero e ribadisco che più volte sono state portate in commissione controllo e garanzia le mozioni e gli atti conseguenziali e più volte è stato fatto presente che su determinati argomenti non è stato, anzi su quasi tutti gli argomenti, non ci sono stati atti conseguenziali. Significa che quello che oggi noi facciamo in consiglio non ha valore. Questa è una cosa che personalmente ho già ribadito diverse volte, che se noi non diamo attuazione a quello che poi diciamo in consiglio non serve a nulla ed è inutile che continuiamo a riunirci, semplicemente questo. Ma il lavoro della commissione controllo e garanzia è talmente periodico e metodico che penso non possa essere detto nulla. Grazie. Allora passiamo a dichiarazione di voto. Ci sono dichiarazioni di voto? Consigliere Laddaga, prego, per lista civica Marino. Grazie Presidente. Come lista civica voteremo favorevolmente quest'atto perché ne condividiamo lo spirito, pur con alcune perplessità già espresse da qualcuno che mi ha preceduto, però è ovvio che non possiamo che essere favorevoli ad un richiamo sulla sicurezza nel nostro territorio e sulla città di Roma. Peraltro siamo stati tra i firmatari della mozione votata a inizio anno per un argomento che riguardava la sicurezza, come quella dei bandi sulla videosorveglianza, che ricordava anche la collega Carrus, che tra l'altro in Commissione Sesta più volte mi ha sollecitato a far presente alla Polizia Locale alcune problematiche di sicurezza in alcuni quartieri, e in particolare Morena, visto che ne parliamo e riesce sempre fuori. È evidente che in quel quadrante c'è un problema particolare che mi è stato fatto notare più volte, come pure più volte in commissione, sia quando abbiamo audito i comitati di quartiere, sia quando abbiamo atteso l'insediamento del nuovo comandante del gruppo dell'ex decimo, che ha competenza su alcuni territori, sui territori extra-gra, ho detto che avremo cercato di intraprendere un discorso ed un cammino proprio con il comando del gruppo e io mi auguro che si possa fare al più presto. In commissione eravamo d'accordo di concedere un po' di tempo al comandante di ambientamento, ma è già è già un po' di tempo che cerco di concordare l'inizio di un cammino che possa vedere la commissione e
il gruppo, ovviamente ognuno con le proprie prerogative, competenze e ruoli differenti, per lavorare in questo senso. Quindi voteremo favorevolmente, appunto, pur sapendo che alcune questioni non riguardano noi, alcune questioni non saranno di facile soluzione, perché non credo che basterà dire che vogliamo più volanti e più personale, soprattutto la sera, sul territorio, se poi tutti i gruppi lamentano carenze di organico e di mezzi. Questo anche ovviamente credo che vada tenuto conto, il che non può essere, ovviamente non deve essere un freno a far presente che i territori hanno delle carenze e delle difficoltà. Grazie. Grazie consigliere Lattaca. Altre dichiarazioni di voto? Non ci sono altre dichiarazioni di... Allora, per il Partito Democratico l'ho costretto. Salvo il consigliere Matrona, non faceva una dichiarazione di voto perché è sempre simpatico e perciò... No, allora, il Partito Democratico è favorevole a questa mozione, naturalmente ha lanciato il seme per costruire questa pianta che deve nascere dentro la Commissione Sicurezza. In questa sicurezza ribadisco, e mi rivolgo anche al direttore, che sia presente anche la delega sui vigili urbani, e così avrà modo di occuparsi di due cose e soprattutto, ecco, io mi rivolgo a lei Presidente, che lei possa fare gli atti di conseguenza con la Presidenza o con chi vuole lei. Su via Stilicone veramente fra un po' ci sarà la guerriglia. Cioè, sono quelli che abitano in via Stilicone che stanno occupando i negozi, e veramente, veramente stiamo a livello che parte la guerriglia. Perciò, a nome del Partito Democratico, siamo favorevolissimi e perciò iniziamo quell'altro cammino che dicevamo. Grazie Presidente. Grazie a lei. Altre dichiarazioni di voto? Consigliere Patrono, Forza Italia. Grazie sempre signor Presidente. E niente, anche noi siamo favorevoli. Volevo ricordare che ieri o l'altro ieri ho letto un articolo dove vengono ridimensionati i servizi dei commissariati, dalle 8 di sera vengono chiusi fino alle 8 di mattina, e quindi credo che sia per utilizzare meglio il personale, magari nelle ore notturne o quantomeno. E certo, il commissariato scolano, che è un punto proprio cruciale del nostro municipio, chiude anche quello alle 8 di sera, chiude anche Romanina, altro punto. Quindi io mi auguro che il piano che sta facendo il prefetto, d'accordo credo anche con il sindaco, perché a questo punto credo che ogni tanto Marino da qualche parte esce fuori, credo che stiano riorganizzando un po' tutta quanta la situazione, perché credo che è una situazione che sta sfuggendo o è sfuggita dalle mani, perché ormai io mi sono trovato in un quartiere una sera alle 9 di sera in un quartiere limitrofo al nostro, credetemi, non credevo di stare in Italia, ma ve lo dico proprio con molta trasparenza, non è perché sei razzista, no, non stavo in Italia. Decine di personaggi, l'unico italiano ero io, ho detto forse ho sbagliato, forse sono arrivato con la metropolitana sbagliata, perché non so se sembrava Ponte Galeria, peggio. Quindi voglio dire, forse si stanno rendendo un po' conto, con le risorse che non hanno, giustamente il Ministero degli Interni non ha più risorse, poche, non c'è più la benzina, non c'è, però si pensa di razionalizzare magari, mancando le risorse, con la chiusura dei commissariati o delle stazioni dei carabinieri. Mi auguro che questa mozione serva, ho detto, lo ripeto, sono ripetitivo, serva a qualche cosa. Fino adesso ne abbiamo data una circa 2 mesi fa, 3 mesi fa, però qualcuno ha parlato di progetto, facciamo il progetto, ma se ci sono i fondi regionali c'è qualcuno qua dentro, qualcuno che poteva scendere e sentire che deve dare incarico a qualcun altro di fare il progetto, oppure o meno di interloquiare o parlare con qualcuno affinché predisponesse questo progetto per la sicurezza. Oltre al Gra, la situazione sta diventando tragica, molto tragica. Io quando si parlava delle telecamere di Morena ho detto, mettendo le telecamere a Morena forse sposteremo il problema in un altro punto del quartiere. Sarebbe stato più giusto e più logico cominciare proprio in un progetto unico a circoscrivere tutte le zone di pericolo.
Ma è stato detto che non è Morena, poi ho letto che era Morena. Morena è una delle zone più pericolose, forse perché ne parlano, forse perché ne parlano, in altre zone non ne parlano, e quindi prendiamolo per buono che ben vengano le telecamere, ben venga questa mozione, ben venga la mozione che ha fatto il che abbiamo fatto 3 mesi fa, che è rimasta nel cassetto, ben venga tutto, anche se la Commissione Garanzia e Trasparenza, che qui presente non voglio offenderla perché sennò si rederà persona offesa, mi porta pure in tribunale, dovrebbe ogni 6 mesi verificare tutto l'operato delle mozioni, risoluzioni. Si è andato, allora, la dichiarazione di voto? Eccola, sta arrivando, non esce. Per favore, su. È facile. E quindi dovrebbe sta facendo il fatto, dovrebbe fare, dovrebbe. Così la droga, per favore, la dichiarazione di voto. Lasciamo perdere la commissione controllo e garanzia, non c'entra niente. Presidente, faccia la dichiarazione di voto. Mi stai stigando oggi? Mi stai stigando? No, voglio la dichiarazione di voto come da tutti, per favore. E quando arriveranno quelle buone. No, lei ha 3 minuti per fare la dichiarazione. Chiudo dicendo che la commissione controllo e garanzia, che lei dice che non ha titolo, è una delle commissioni importantissime preposte proprio per il controllo degli atti conseguenziali in merito alle mozioni, alle risoluzioni, agli atti di commissioni, alle memorie di giunta. Basta. Il Forza Italia vota favorevole. Grazie. Allora, altre dichiarazioni di voto? Ma credo che il consigliere Girolla abbia già fatto la dichiarazione di voto nel suo intervento. Prego, consigliere Cercori, prego, Fratelli d'Italia. Siamo quasi allo show. Ma prego. La dichiarazione, Giuliano. Per favore. Del gruppo Fratelli d'Italia. Per favore, consigliere Cercori. Accogliamo le richieste del consigliere Matronola. Fratelli d'Italia è favorevole e continuerà a lavorare come ha già fatto. Grazie. Altre dichiarazioni di voto? Non ci sono. Allora, passiamo alla votazione. Chi è favorevole? Scusate, stiamo votando. Allora, facciamo senza fare la prova. Allora, approvata all'unanimità con 23 voti favorevoli, grazie.